Francesca Lotta, benvenuta. Grazie Serena, grazie che a te per essere qui con noi. Grazie a voi perché è una bellissima trasmissione, vi seguo. Grazie, grazie. Questa luce che ci porti ci piace un sacco. Ti vediamo in un momento di vita molto bello e molto positivo, ma partiamo dall'inizio. Tuo papà era un grande musicista, quindi tu grande sei cresciuta tenore, nell'arte. Sì. Un grande tenore, poi mia sorella è soprano, mio fratello tenore. Mio nonno era violinista, mio zio attore cantante. Non potevi che fare questo. Non c'è stato proprio... neanche... Non c'era possibilità, sì. Come maestro Campagnoli, sì. Che anche lui, la mamma che cantava, il papà che suonava, tutti i fratelli. Famiglia. Insomma, anche lui. Non si scappa dall'arte. No, ma perché scappare dalla cosa più bella del mondo, la musica? La musica è forza e ti dà la voglia di sempre di lottare, di continuare. Assolutamente. Se ami veramente la musica, non è... Non finisci mai di studiare. Certo. Senti, poi ti abbiamo visto al Cantagiro e poi l'anno dopo a Sanremo. Hai fatto la corista, la vocalist per tantissimi artisti con questa grande voce, sì. Che ti ritrovi. E poi Sanremo. Sì. Ho studiato lirica, ho studiato perché sai, papà... Perché non si scappa dallo studio. No, conservatorio, violino, pianoforte, insomma... Papà era molto rigido con me, voleva che studiassi. Sanremo, che cosa è successo quando ti sei trovata a Sanremo, in quel grande palco? Guarda, è stata una cosa pazzesca perché, vabbè, il sogno un po' di tutti i cantanti, no? Però c'è stata un po' una cosa particolare perché alcuni della nostra casa discografica, tranne Mario Ragni, che era il direttore artistico, e Giancarlo Bigazzi, che era il nostro produttore, e che credevano tantissimo in questa canzone. All'epoca, sai, non si parlava volentieri della disabilità nel 92, era ancora una barriera da superare e quindi credevano che una canzone del genere non avrebbe mai potuto avere successo, gli altri. E quindi sapemmo praticamente quasi dai media che eravamo a Sanremo, tant'è vero che comprammo i vestiti a Sanremo. Ah, proprio lì. Non avevo il mio truccatore, non avevo le mie... Insomma, siamo arrivati così e dopo 20 secondi è partito questo applauso. Che c'è? Vieni qua. Allora, il maestro Campagnoli c'è, il pianoforte c'è, la canzone qual è? Non amarmi. Non amarmi, ma... Dopo la pubblicità proprio... Annaggia, Gigi Marzullo mi ha fatto dire pubblicità. Ma dov'è, dov'è Gigi Marzullo? Pochi istanti e sentirete Francesca Lotta. La canta sempre. Sì, perché lui gli piacerebbe cantare, gli piacerebbe. Ma intanto sentiamo Francesca Lotta. Pochi istanti. Perché piangi di felicità e perché non mangi, ora non mi va. Dimmi perché stringi forte le mie mani e con i tuoi pensieri ti allontani. Io ti voglio bene, questo non lo so, stupido testone, dubbi non ne ho, anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio innamorarmi, non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso, ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso, non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia, se il tuo amore non valgo, non amarmi ma non mandarmi via. Per vendicarti, ma soltanto per...
caschiamo l'uno dentro l'altro sorridendo in questo amore bello come il sole dopo un acquazzone, come due aquiloni stretti per la mano. Grazie. Che bravi. Grande maestro, bravissima. Grande Francesca. Maestro Campagnoli. Grazie. Guarda, mi è venuta proprio la pelle d'oca. Bravo. Amore. Francesca, allora tu mi permetto di entrare un po' nella tua sfera privata perché so che non hai paura di raccontarti, anzi hai attraversato momenti belli, come succede nella vita, momenti meno belli. Una parte della tua vita privata, insomma, impegnativa dal punto di vista emotivo perché hai cercato di avere un figlio, è stato un momento complicato. Ci vuoi raccontare quel momento? Ma sai, nella vita purtroppo ecco, non ho potuto averne per problemi che avevo già da tanto tempo. Poi è successo, vabbè, tante cose nella mia vita che mi hanno allontanato dal mondo dello spettacolo, perché la morte di mio papà, una che serie per te di cose. Ha significato qualcosa di. Sono state tante cose forte. Che mi hanno un po' allontanato dall'ambiente. E quando invece, 3 anni fa, ho avuto il cancro, e dentro di me, stranamente, è scattato qualcosa. Cioè, ho capito quanto la vita sia preziosa. E come ogni istante, ogni attimo non vada perso per nessun motivo al mondo. E sono diventata più determinata, più forte e più decisa di prima. Ma io non ho mai visto in quei video lì di Sanremo una che non fosse determinata, eh? Non mi sembrava dallo sguardo. Sì, ma ero molto timida. E però poi le vicende della vita mi avevano un po' battuto. Avevo, diciamo, fatto in modo che purtroppo queste cose mi in qualche modo mi abbattessero. Invece ho capito che non bisogna mai, mai abbattersi. Chi ti ha aiutato in questi momenti così dolorosi, difficili? Tu so che sei molto credente, quindi sicuramente la fede ti ha aiutato. Sì. Ma c'è una persona in particolare? Io devo ringraziare delle ammiratrici che poi erano diventate prima amiche, che poi sono diventate sorelle. Sono state 5 mesi con me, e fino a quando, dopo la radioterapia, dopo insomma tutto questo percorso doloroso, sono state sempre con me, non mi hanno lasciato un istante. E quindi la fede, l'amicizia, l'amore in generale, perché l'amore è universale, la musica, i miei animaletti, io vado un sacco di animali, a proposito di animali, animali abbandonati, vado raccattando gli animaletti abbandonati per le strade. Brava. Ed è veramente da riflettere, perché potrebbero essere la causa della morte di qualcuno. Assolutamente. Perché possono causare oltretutto, oltre alla morte loro, gli incidenti. Francesca, tu porti avanti un impegno importante, no? Con grandi riconoscimenti, un'operazione culturale di rivalutazione del dialetto siciliano. E so che tu sei molto legata a questo. Sì, sì, è vero. Io sono siciliana fino al midollo. Per fortuna. Sono molto legata alla mia terra, agli odori, ai sapori, ai profumi, alla musica. E ho fatto, tra l'altro, nel nuovo album che uscirà, arrangiato da Max Marcolini, che è coproduttore e arrangiatore di Zucchero. Ho fatto 6 brani scritti da me, testi e musiche, e quindi sto facendo una vera rinascita. Una vera rinascita in tutti i sensi. E questa, una canzone che ho scritto in siciliano, l'ha suonata Giovanni Solli, ma il grande violoncellista famoso. Fantastico. In tutto il mondo. Ed è una canzone veramente in cui parlerò delle donne, della voglia di essere se stesse, perché si chiama Vastasa. Di una donna ribelle, mia mamma mi vedeva come una donna ribelle, perché tu femmina sì, non potevi, io saltavo cancelli, invece giocavo a calcio. E tua mamma com'era?
Perché? Era molto severa, molto severa. E quindi ho dovuto combattere questa mia... E voglio dedicarla a tutte le donne iraniane, afghane, tutte le donne che comunque combattono ogni delle giorno. Guerre ogni giorno per poter essere se stesse. Grazie Francesca, che bel messaggio che ci stai mandando. Poi so che tu sei anche stai lì per preparare un progetto su Mia Martini, un'artista sì. immensa. Sì, ci ha lasciato 30 anni fa, sono passati quasi 30 anni. Nel 2025 saranno veramente 30 anni, incredibile. Sì, io mi ricordo perfettamente dove ero quando seppi di questa notizia. E noi avevamo lo stesso produttore Giancarlo Bigazzi, avevamo lo stesso manager Nando Sepe, poi Marco Fallagiani, che era il mio ex compagno, scrisse l'inizio di Gli uomini non cambiano. Io l'ho conosciuta molto bene perché uscivamo spesso insieme. Ed era una donna allegrissima, il suo sorriso, il suo modo di ridere era trascinante. Solo che anche se poi celava dietro la sua voce tanta malinconia. Malinconia perché purtroppo, vedi il bullismo, no? Parliamo anche di questo, cioè le cattiverie fanno tanto male. E quindi inviterei veramente a riflettere, a non dire cose così perché possono distruggere anche ferire delle profondamente. Persone. Ma tu ci puoi far sentire prima del Marzulliere un assaggio della tua canzone? Di questa canzone dedicata a Mia Martini? Sì, tra l'altro lo sai che reciterò l'ho scritto insieme a Ciro Castaldo, la sceneggiatura, e reciterò e canterò. Quindi è una cosa molto particolare. E dedicheremo anche ai 30 anni di questa della scomparsa Grazie. Della più grande interprete veramente che ci sia mai stata. Francesca Lotta. Grazie. Eccoti.
Che come brava. Si fa? Che brava Francesca, ma quanto è bravo il maestro. Bel momento, emozionante. Brava tu. Grazie. Con Francesco ho scelto bravissima. Il capitolo. Hai raccontato tutta la tua storia, la tua vita in questa canzone. Vita. Vita. Lei fugge dentro di sé o fuori di sé? Da sé. Non fuggo mai. Mai. Né dentro né fuori. Vivere liberamente, come lei ha vissuto, credo, sinora, significa avere la capacità anche di indignarsi a volte? Assolutamente. Indignarsi è, secondo me, un dovere morale di tutti. Quando ci passano le cose e non ce ne accorgiamo neanche, significa che abbiamo perso i sentimenti. Ma la vita che cos'è? Un rebus con soluzioni o senza soluzioni? Sempre soluzioni, ci sono sempre. E nella vita non si arriva da nessuna parte? Si cammina e basta? È un momento in cui è bello lasciare un ricordo. Quando lasciamo un bel ricordo di noi, saremo immortali. Per non vedere quello che ci circonda, quello che non ci piace, che ci circonda, è sufficiente, secondo lei, guardare lontano? Bisogna sempre guardare lontano, ma ricordandosi che oggi bisogna vivere l'attimo. Adesso uscirà proprio un mio, a settembre, un mio singolo dove parlo proprio di questo. Vivere l'attimo, ogni istante è prezioso, nella vita, ma vivere anche guardando un po' lontano. Nella vita si può scegliere di essere attori, spettatori o fuggitivi. A quale categoria lei si iscrive? Assolutamente attori. Sempre? Sempre e comunque. Nella vita bisogna chiedere poco, ma con fermezza o no? Allora, poco, cioè, nel senso di gioire di poco, quello sì. Anche di un tramonto, di qualsiasi cosa, quello sì. Ci vuole però rabbia. Accontentarsi mai. Ci vuole rabbia nella vita. Allora, dicono a Napoli, che io adoro, ci vuole un po' di cazzimma. Ma esistono nella vita le prove di appello? Le hai incontrate? Sì, sì, esiste. Esistono le prove. E a lei piace molto la vita? La vita è la cosa più preziosa che abbiamo. E quando è arrivato quel momento che forse poteva non averla più la vita, che è successo in lei? Che sono diventata più forte e ho capito ancora di più quanto fosse preziosa la vita. Grazie. Grazie a te. Grazie Francesca Lotta, grazie per essere stata con noi, per averci regalato questi momenti di grandissima emozione. Grazie. In bocca al lupo per la vita. Grazie, grazie a voi.